Ma cosa ci trovi ad immergerti nel lago? È la domanda che spesso viene fatta a noi sub-lacustri. Le acque interne settentrionali, dai più, sono considerate come una palestra, un ripiego agevolato dalla vicinanza al proprio domicilio. Pure l'istruttore che mi brevettò a Sharm, un uomo di grande esperienza, mi sconsigliò di frequentare il lago, un luogo tetro e pericoloso per un sub alle prime armi come me. Ma ovviamente io non l'ho ascoltato. La mia grande voglia di tornare a volare in acqua mi portò a provare a tuffarmi in quella cornice paesaggistica così meravigliosa. Proprio la seconda immersione di corso, di secondo grado, ad una profondità di 18 metri, mi fece assistere a una scena che in seguito non si presentò più. Una quindicina di luci in frega. Fu una sorpresa così grande che nemmeno le calde acque di Sharm mi riservarono. Ciò mi spinse a studiare e ad informarmi sulla biologia di questo splendido e sorprendente ambiente. In effetti, i laghi pedemontani non hanno una lunga storia biologica, infatti, nell'ultimo milione di anni hanno subito ben 5 fasi glaciali, dove il ghiaccio ha preso il posto dell'acqua, non consentendo lo sviluppo di una florida biodiversità come invece si è evoluta nell'ambiente marino. Comunque, ad un occhio attento, la sua biologia in soli 10.000 anni, da quando si è esaurita l'ultima deglaciazione di Wurm, si è sviluppata con una velocità impressionante. Alghe, poriferi, molluschi di varie forme, a spirale e bivalvi, piccoli minuscoli idrozoi che per cibarsi si muovono con flessuosi movimenti, gamberi dal vivace color chiaro. Il lago, che a prima vista dovrebbe essere inanimato, invece nasconde una sorprendente vita. Poi i numerosi pesci, da quelli profondi che si nascondono tra le spaccature delle rocce, come la bottatrice, e le anguille, che di giorno sono nascosti e di notte escono a cibarsi. I lucci, considerati barracuda d'acqua dolce, ottimi nuotatori e voracissimi predatori, osservabili nei momenti di caccia, mentre rimangono immobili nell'attesa di guizzare sulla preda. I persici reali, dalla livrea zebrata, abbelliscono e adornano i fondali, soprattutto nel periodo riproduttivo, depositando le uova sotto forma di nastri, di perle, che lasciano ricadere dolcemente sulla vegetazione. Il persico sole, con la sua forma tondeggiante e la sua colorazione appariscente, dà un tocco di colore. Nelle immersioni estive, a volte si ha l'impressione di nuotare in acque tropicali, data la massiccia presenza di nuvole di pesci e vegetazione rigogliosa. I nostri laghi offrono incantevoli spettacoli naturali e avvincenti momenti di divertimento e di scoperta. Un luogo che va tutelato e preservato dalla mano dell'uomo, che talvolta usa il lago come discarica o danneggia i suoi spazi naturali per modificare le sue rive. Il luogo dove vidi i lucci in frega e dove avvistai per 2 volte il raro granchio di fiume, hanno costruito un parcheggio, prendendo una piccola parte di lago. Una franata di rocce ha raso al suolo tutta la vegetazione e le case di quei poveri piccoli crostacei. Ma lo scorso dicembre, sotto una di quelle rocce buttate dall'uomo, ho trovato un granchio che si è fatto una nuova casa. La vita, d'altronde, vince sempre, malgrado noi Homo sapiens.